Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi un po' di uno contro uno. Le guide sono finite, quindi è tempo di mettere un po' in pratica quello che si è imparato. Ok. Questo è partita difficile. Molto probabilmente una sorta di... è quasi uno specchio. Ok. Secondo me lui fa un'espansione. No. Tecca. Tecchiamo anche noi. Puoi provare una tecca? Perché tanto lui è alliviante per avanzare con il mortaio, capito? Quanti so. Quindi non posso fare l'unità aerea. Stiamo qui i nostri mortai in modo tale da rendere difficile l'ingaggio e si tecca subito poi. Ok, lui tecca sniper, che mi sta benissimo, perché era esattamente quello che volevo. Perché poi faccio, dovrei fare mammut e balista. Questi mi servono solo ed esclusivamente per reggere. Ora io devo semplicemente. Tanto lui, come non posso avanzare io, non avanza neanche lui. Io ora devo semplicemente accumulare risorse per fare il Bimut. Il Bimut e l'Ivibalista. Basta. Questo è il mio scopo. Vediamo un po' quello che succede. Non la uso quasi mai questa tattica, quindi non saprei. Ok. Vediamo un po' che succede. Fortissimo. Gli siamo passati letteralmente sopra. Gli siamo passati letteralmente sopra. Tanta tanta roba. Lo sniper non è abbastanza. Cioè, lo sniper è forte contro Mortar. Se mi fermavo a Mortar ero finito. Ma questa era una build che mi serviva il mortaio quanto bastava per reggere l'urto
iniziale, cioè non fare avanzare lui con i mortali. A quel punto, con una fast attack, io sono in condizioni di poter fare tanti behemoth perché i behemoth non costano energia e quindi si possono sostituire a unità come Mammoth o Crusader per dare supporto all'ivibalista. E a quel punto, con l'ivibalista nell'armata, il recall avversario diventa inutile perché ho uno splash damage esagerato. Partita interessante, prima volta che faccio questa strategia e devo dire la verità, buona. Come ho detto, qui non potevo fare Ayre perché lui sarebbe avanzato di mortai senza pietà mentre proteggeva l'armata grazie a Levi Hunter. Quindi questa era l'unica, secondo me, tech possibile ed è veramente una tech forte. Partita interessante che, devo dire la verità, mi è piaciuto anche abbastanza giocare. Mortaio. Penso che in una build di questo tipo, se andate a fare un deck di questo tipo, il mortaio è quello che vi dà più versatilità. Potreste fare lo shocker, perché lo shocker vi dà più mobilità nell'armata contro Scorpion, contro Wasp. Però poi se dall'altra parte c'è un mortaio lui avanza. Stesso discorso con il Destroyer. I Destroyer non sono particolarmente forti con i mortai, perché si devono esporre poi per colpire i mortai e le puoi andare ad attaccare eventualmente con loro, con i recall. Quindi secondo me in un'armata di questo tipo il mortaio. Quando io sono un giocatore da Starforge, sia chiaro, però quando l'avversario ha un mazzo, una build, che mi blocca la possibilità di fare unità aeree, questa build qui, a Foundry, Advanced Foundry, secondo me è veramente buona. Mi manca da metterci dentro il Blink Hunter, siamo a posto. Comunque, spero che questa partita vi sia stata di vostro gradimento e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, però secondo me vale la pena tenerla nel mazzo. Per come sono io, la preferisco al classico Crusader Shocker. Ok, come sempre, grazie per visione di questo video e un salutone a tutti quanti e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao!